passati 14 anni da quando questa società è entrata a far parte della mia vita. In questi 14 anni ho vissuto momenti belli, meno belli, ma comunque intensi. Ho conosciuto persone, tante persone, ho visto ragazzini crescere e diventare adulti e ho accumulato un bagaglio di esperienze indimenticabili che mi hanno dato l'opportunità di crescere e di maturare. Per tutto questo devo ringraziare le persone che prima di me hanno occupato il mio posto. Per tutto questo devo ringraziare chi, 100 anni fa, ha fondato le basi per la portoghese di oggi. Loro hanno scelto per noi i colori della sicurezza, il verde, e dell'allegria, il giallo. Sicurezza e allegria, due valori che ci rappresentano e di cui ne andiamo fieri. Sono passati 100 anni e vi ringraziamo ancora per aver fondato la portoghese. Sono passati 100 anni da quel giorno, 100 anni di passione, di bellezza, 100 anni di attese e di fantasie, 100 anni di sfide, di vittorie e di sconfitte, 100 anni di orgoglio, di tantissimo orgoglio. Questa è la notte della memoria e del futuro, del filo che unisce gli uomini di ieri, di oggi e di domani. È la notte che sognavano in quel lontano 1916 e che noi regaliamo ai nostri ragazzi. È la notte di tutti i pontogliesi, piccoli e grandi, vicini e lontani. Per 100 di questi giorni, per 100 di queste emozioni, per sempre, Porta Pontogliese. Grazie di mille. Upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Grazie mille a Giovanni e a Carmelo per l'invito di questa sera.
auguri.ie e soprattutto un grande bocca al lupo per il prossimo campionato che so che è iniziato, e di nuovo complimenti per la serata e auguri. Quanti anni avevi quando ti allenavo io? 13. No, vedi che è sbagliato. Ne avevi 15. Certo, non sa. Oh, è una domanda su di lui, me l'ha pure sbagliata. Non mi vuol dire niente, ma hai detto solo una cosa. 13. Va bene, così lo so che sei vestito. Lui è veramente bravo. L'anno scorso, quando l'ho conosciuto, mi ha detto che si prendeva in impegno, che cercava di fare qualcosa di importante per noi. Beh, questa è diventata una società top. È una delle poche società top d'Italia. Quindi vuol dire un progetto molto molto importante. Già iniziato martedì, mi pare così, esatto, con la nostra prima visita. Ed è un progetto che porterà, secondo me, la competenza. Prima di tutto, perché avete il presente di più, ma secondo perché c'è un impegno importante. Allora, tu hai dato la targa a tutti. Il presidente mi ha detto di dirti una cosa. Ti aspetta in sede dove ti consegnerà la maglia del centenario fatta a posto. Perché questo, secondo noi, è la cosa più importante. Sempre una collaborazione con una società grandissima che ha dei sani principi e che alla base di tutto ci sta la crescita. Il Chivo crede tanto in questo e dal suo piccolo paese di 100 persone è riuscito a fare qualcosa di importante. Non c'entra dove arrivare, ma qualcosa di importante lo stanno facendo. Quindi loro devono essere molto contenti di voi, dei vostri allenatori, che veramente hanno un impegno duro e in bocca al lupo la stagione. Un pallone, gli amici, la strada. Basta giocare, poi vada come vada. Campi improvvisati, porte metafisiche, ginocchia sbucciate. Senza pensieri, timori, tattiche imbalsamate. Tutti contro tutti, ruoli inventati, confini infiniti, scarpe usurate. Che diamine, urla la mamma, le avevi appena comprate. Inizia così, tra sogno e realtà, quel viaggio del pallone che non conosce età. Quando non esistono arbitri, non esistono regole, perché tutti i passaggi sembrano favole. Mille corse a perdifiato, gli occhi verso il cielo, la fatica che si dipinge sul